Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Se ci siamo scoraggiati, se vediamo che le nostre parrocchie accusano defezioni, se non ce la facciamo più a portare avanti quello che potevamo fare prima qualche anno fa, non è questa la strada per rammaricarci, non è questa la strada per perdere il coraggio, non è questa la strada per perdere la speranza, perché il Signore ci vuole condurre ad una festa di una chiesa altra, di una chiesa bella, di una chiesa santa, di una chiesa pura. Lo ha affermato sabato l'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, aprendo l'assemblea sinodale diocesana nel secondo anno di ascolto. Abbiamo sempre dato risposte concrete ai soggetti fragili, lo faremo anche in questa occasione. Si mostra tranquillo l'assessore regionale alle politiche sociali, Pietro Quaresimale, dopo che è stata pubblicata la graduatoria dei beneficiari dei contributi per la vita indipendente, in ragione della quale i benefici rischiano di essere d'appannaggio di poche persone rispetto invece alla consistente platea dei richiedenti. Di concerto con la giunta regionale, dice l'assessore Quaresimale, l'assessorato ha già individuato le risorse finanziarie che verranno allocate nel fondo per la vita indipendente con l'imminente assestamento di bilancio. Abbiamo avuto fin dall'inizio contezza che le risorse allocate nell'avviso, poco più di 700.000 euro, non sarebbero state sufficienti a soddisfare tutte le richieste, ma l'importante per noi era far partire il bando per scrivere un punto di partenza nella convinzione che con l'assestamento di bilancio tutti i tasselli sarebbero andati al posto giusto. L'individuazione delle ulteriori risorse porterà dunque all'allargamento della platea dei beneficiari. Del resto, gli uffici regionali non avevano ampiamente previsto l'impennata di domande rispetto agli anni passati. Non fosse altro, sottolinea l'assessore, che l'attuale avviso ha modificato rispetto agli anni passati i criteri per richiedere il contributo, cancellando il limite di età a 67 anni. Eravamo ampiamente coscienti che l'abbattimento del tetto anagrafico avrebbe significato allocare maggiori risorse sulla vita indipendente. Lo faremo, come abbiamo fatto in tutti questi anni, su altri settori del sociale. Il riferimento appunto è ai contributi previsti per il caregiver, il cui avviso proprio in questi giorni in fase di chiusura, con una dotazione finanziaria di 700.000 euro. 5 anni fa, sottolinea Quaresimale, questa misura contava per risorse per poco più di 100.000 euro, che sarebbero andate a pochissime famiglie beneficiarie. Ora è salita a 700.000 euro, con la prospettiva di venire incontro a tutte le richieste delle famiglie. L'attenzione del governo regionale ai bisogni dei più fragili è ampiamente provata, conclude Quaresimale, dalla politica adottata in questi ultimi anni. Sarà così anche per vita indipendente. La maggior parte delle misure di aiuto alle imprese nei crateri sismici del 2009 e del 2016, nell'ambito dei 615 milioni di euro stanziati con il fondo complementare del PNRR destinato al rilancio economico e sociale delle aree colpite dai terremoti, è in overbooking, cioè si registrano più richieste rispetto alle somme stanziate. Questi dati dimostrano la posizione di rilievo della Regione Abruzzo nell'Appennino centrale, che non solo sulla percentuale danni, ma anche in quella delle somme alle imprese, supera le previsioni e si attesta ben oltre l'iniziale 10%. Lo afferma l'assessore regionale abruzzese Guido Liris, che detiene tra le altre la delega al cratere. Delle 2.541 totali, ben 471 domande provengono dall'area del cratere sismico 2009, illustra l'assessore. 215 sono quelle del cratere 2016 relative all'Abruzzo, per un totale di circa 470 milioni di euro. La cronaca: è morto nella notte al policlinico di Chieti, dove era stato ricoverato per ipotermia, uno dei due escursionisti soccorsi ieri sera nei pressi del bivacco Fusco, a quota 2455 metri nel Parco Nazionale della Maiella in provincia di Chieti. È stato un amico che si trovava con lui a dare l'allarme in seguito a una caduta, e le squadre del soccorso alpino e speleologico abruzzese, a causa delle condizioni meteo avverse che non hanno consentito l'uso dell'elicottero, avevano dovuto raggiungere a piedi il luogo dei soccorsi e poi tornare a valle.
Cambiamo argomento. La deadline del 1 gennaio 2024 per la presenza, per la partenza della nuova Pescara è ormai una data irreversibile. L'anno che si apre dovrà essere segnato da una serie di passaggi che, da un lato, ci permetteranno di arrivare puntuali alla realizzazione della fusione tra i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, dall'altro di iniziare il percorso con la possibile contestuale operatività dei tre municipi che affiancheranno la nuova amministrazione, in modo da accompagnare in modo soft la fase di transizione che dovrà chiudersi entro 5 anni. Sono i primi punti fissati durante la commissione statuto, che di nuovo ha visto la presenza del professor Nicola Mattoscio, membro del comitato promotore per la nascita della nuova Pescara, all'indomani del voto anche del comune di Spoltore in favore del rinvio della costituzione della nuova Pescara al 2024. Lo ha detto il presidente della commissione statuto Nuova Pescara del Consiglio Comunale Pescarese, l'avvocato Claudio Croce, ufficializzando l'esito della seduta che ha visto appunto la presenza del professor Mattoscio. Una raccolta di articoli redatti nei giorni immediatamente successivi alla morte di Benedetto Croce, scomparso esattamente 70 anni fa, il 20 novembre 1952, all'età di 86 anni, nella sua casa di Napoli, a Palazzo Filomarino. Questo l'omaggio della Fondazione Erminio e Zell Sipari Onlus, in programma ieri a Pescasseroli, in provincia dell'Aquila. E sempre ieri è stata ricordata a Pescara la morte nel 50° di Ennio Flaiano. Il sindaco Masci, il presidente del Consiglio Comunale Antonelli e l'assessore alla cultura Carota hanno deposto dei fiori dinanzi al monumento in Piazza Unione dedicato all'illustre intellettuale pescarese. Ha partecipato anche la presidente dell'associazione Ennio Flaiano, Carla Tiboni. A 2 giorni dalla commemorazione ufficiale, dunque, la presenza del ministro San Giuliano, c'è stato questo altro momento. Nessuno meglio di lui, ha detto Masci, ha saputo vedere le trasformazioni della società anticipandone effetti e storture anche in proiezione futura. La straordinaria originalità del suo pensiero e la vena carica di ironia pungente che espresse nei suoi scritti oggi appaiono un patrimonio unico e attualissimo che spetta a noi non disperdere. E appunto ha detto Masci, ricordando anche il ruolo dei premi Flaiano. Domani all'Aurum di Pescara, in Largo Gardone Riviera, si apre la Piazza del Volontariato, momento di incontro tra studenti e 44 associazioni che parteciperanno al progetto Scuole Volontariato, Io Tu Volontari. Questi numeri: 9 scuole superiori di Pescara e provincia, 16 docenti, 44 associazioni coinvolte, 197 volontari, 350 studenti da accogliere, in tutto 563 persone coinvolte con l'Alto Patronato della Regione Abruzzo, in collaborazione con Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, Ufficio Scolastico Regionale e Media Partner V-Dossier. E adesso la linea va a Speranza Meteo per appunto le previsioni del tempo, poi alle 9.04 Speranza Sport con il collega Antonio De Leonardis e alle 9.25 la nostra rassegna stampa. È tutto, grazie per averci seguito, a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.